Luca Toni ha paragonato i Turbe ai vari Toni, Robben, Ribéry, insomma ha detto questo forse qualitativamente è il giocatore più forte con cui ho avuto la fortuna di giocare. Beh, ma Luca ha giocato con questi qui, quindi ai limiti di paragone li ha migliori dei miei. Io non ho avuto la fortuna di allenare e di giocare con loro, però so quello che vale Manuel, è veramente un giocatore importante che ancora deve crescere, che ancora credo crescerà, e quindi mi trovi d'accordo con Luca. Sono sempre d'accordo con Luca, non va mica bene. Grande rapporto Non va tra i due. bene, no, Invece, non va bene, non va bene. parlando sempre appunto di Juan, grazie anche a te, insomma, e grazie al tuo modulo, è migliorato tantissimo in fase difensiva. Te l'avevo già chiesto nelle ultime partite con l'impiego di Ivan Pijud, la sua fase offensiva è ancora più micidiale perché Ivan sta facendo molto bene in fase difensiva. No, ma Ivan sta facendo bene, ma al di là di questo, perché Manuel, il principio è quello, ha capito che per giocare a grandi livelli ti devi aiutare, devi difendere, devi partire, e lui lo ha fatto in una squadra come il Verona, quindi è abituato a farlo, quindi credo che non avrà problemi a farlo anche in grandi squadre, perché comunque se non parte dal sacrificio, che può essere un rientro in più o in meno, insomma, difficilmente ti puoi affermare. Lo fanno, come diceva Luca Toni, Ribéry, Robben, che rientra e ripartano, lui deve fare altrettanto, e al di là di chi giochi Pijud o cacciatore o chiunque, credo che lui abbia imparato il sacrificio, la dedizione alla squadra, e solo per la sua crescita credo che sia importante. Possiamo considerarlo il colpo migliore di questa Serie A un po' deludente? Ma io in Serie A deludente non la vedo. Quello che ho detto, magari non sarà uno dei più bei calcio, uno dei più bel calcio che si vede, però è un campionato difficilissimo, difficile, puoi perdere in tutti i campi, con le prime, quello che puoi perdere sempre. Quindi è un campionato molto molto difficile. Sicuramente è una delle rivelazioni. Siamo contenti che si sia rivelato da noi, e quindi grande merito comunque io vedo sempre sia la società che l'ha trovato, però grande merito a lui che si è calato in questa realtà. Ha voluto, insomma, dimostrare, cioè mettere in mostra le qualità che sono veramente tantissime. E dal 1 luglio sarà a tutti gli effetti un giocatore del Verona e Setti ha dichiarato che forse si siederà al tavolo su una base di 30 milioni. Non so cos'è il presidente. Io parlo da tecnico e mi riguarda il campo. Io vedo nel campo ed è stato fortunato ad averlo allenato. Non lo so se lo avrò ancora, sarei contento, però credo che di avergli dato qualcosa come lui ha dato tantissimo a me.